Tifosi, quelli residenti in Argentina e quelli giunti qui con l'Italia, ne hanno piena coscienza. Tempo alla destra dei nostri teleschermi. E in Ungheria è la seconda volta che si incontrano in una competizione mondiale. Il ricordo è per noi di Zombori. Rimette al centro un bel pallone che prende Rossi. Poi così non è, rimessa in gioco da parte. Ecco il cross di Rossi. Colpo di testa di Bettega, era in grado di tirare anche Tardelli, colpo di testa di Bettega e palla sul fondo. Riesce a mantenere la palla in campo e a saltare anche Tardelli che interviene a gamba tesa, c'è il fischio dell'arbitro. Interposizione della destra, ecco il cross, mancato dal portiere. Fajekas ha tirato. Azione perfetta di Nagy, che però conclude alto sulla traversa per nostra fortuna. Ha seminato i difensori, ecco, rivediamo Nagy, la sua bella, fermato da Benetti. Antognoni. Fallo su. Ha tirato Causio alto. Manda al centro Caprini, un pallone alzato da. Ribattuto il tiro. Fajeca con Zabo. C'era il fuorigioco. Cenno d'intesa con il suo collaboratore. Ecco il cross, deve uscire Zoff. Dopo una deviazione di Fajeca ce n'è un'altra di Zabo. E la piede di questo insidioso, di questa insidiosa ala, velocissimo, il cross è altissimo, esce Zoff e para. Ecco che arriva anche Košić. Scirea sul rinvio riprende ancora Causio, nuovo cross di Causio, Bettega. La palla è sul fondo. Di Tot, c'è il colpo di Tardelli, nuovo cross, bellissimo il tiro al volo di Causio, con il corpo il portiere devia in calcio d'angolo. Bettega, Benetti, calcio d'angolo della partita, conto di Causio, rovesciata volante di Causio, bello il palleggio di Causio, deve arrivare, è suo questo cross. Tardelli, Rossi e gol! Tiro di Tardelli, c'è una deviazione della difesa, parata imperfetta di Baljarov, arriva Rossi e l'Italia in vantaggio. Paolo Rossi, Bettega, 2-2, raddoppio di Bettega, raddoppio di Bettega che si è lanciato molto bene in mezzo alla difesa avversaria. Bettega al veloce, il contropiede ungherese, tutto di prima, Tardelli. Tiro al volo di Martos. C'è una deviazione, mi è parso, di Antognoni, ma la Bettega. Rossi non è riuscito a saltare Kerek. Cross rasoterra di Causio. Tiro di Benetti. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Un fallo di mano abbastanza netto, ma che l'arbitro, ripetiamo, o non ha visto o ha giudicato fermato Kerecki, vi dicevo, Alas numero, doppio fallo di Martos su Bettega, e di Caprini, e lancia per Causio, lunghissimo, va ad agganciare. Tardelli si era allungato troppo il pallone. Benetti, Bettega, traversa, Benetti, ancora alto. Bellissimo scambio, Benetti-Bettega, traversa di Bettega, poi ancora. Colpo di testa di Rossi verso Causio. Tiro di Josef Tot.
Benetti, 3, Benetti, ha risolto Benetti dal limite, Benetti è il terzo gol. Incontenibile sulla destra, il suo cross al centro, Bertega di testa, parata. Bellissima la... Bettega, fallo su Bettega, fallaccio stavolta di Martos. E infatti c'è la punizione per Martos. Battuta da punizione Bettega, tiro di Bettega, terza traversa di Bettega, colpo di testa di Rossi e il portiere in acrobazia devia il calcio d'angolo. È la terza traversa di Bettega in questa partita. Lì la riporta in avanti Zombori sul lancio in profondità, ancora Zombori, fallo di un giocatore ungherese che ha mandato a terra Caprini, che è rimasto a terra mentre l'azione elaborata viene, porta la palla davanti a Rossi. Rossi fermato, ancora Rossi, esce il portiere e blocca sui piedi di Rossi. Ha tirato molto bene Andrea Stott, pallone ad effetto, Tardelli, cross di Tardelli, Causio, molto bello, cross di Causio, colpo di testa, Antonioni, fortissimo ma alto sulla traversa, mentre adesso Bearzotte fa entrare. Il rinvio è di Bellugi, calcio di rigore. Calcio di rigore. E segna Andrea Stott, quello che aveva mancato le azioni precedentemente. Andrea Stott gli ha tolto la palla e dalla parte... Scambio con Gentile che riceve una spallata da parte di Pussai, calcio di punizione. C'è un calcio d'angolo, Causio, tiro di Antonioni, dopo Tardelli, tiro di Tardelli, respinge a pugni chiusi il portiere, l'insidioso tiro di Tardelli, Mazzaros sul tiro di Tardelli. E con questo calcio d'angolo...